Spesso ci chiedete qual è la differenza tra un coworking e una multifactory. Per spiegarlo in maniera intuitiva, semplice, siamo qua in mezzo a un bosco. Iniziamo a raccontarvi la differenza tra una foresta e un bosco. Apparentemente non c'entra niente, ma invece c'entra molto. Una foresta è un elemento totalmente naturale, è un sistema naturale che non prevede l'intervento dell'uomo. Non c'è uomo nella foresta. La foresta è autonoma e totalmente auto-organizzata. Un parco invece, un parco è totalmente dipendente dall'uomo. Viene seminato dall'uomo, viene creato dall'uomo, ma viene anche mantenuto dall'uomo. Senza l'uomo il parco non esiste. È l'uomo che passa sui prati e li falcia, è l'uomo che pianta i fiori, è l'uomo che decide quali alberi devono crescere dove. Il bosco è un po' una via di mezzo. Il bosco è un elemento sì auto-organizzato, sì selvaggio, selvatico, però è iniziato dall'uomo. Quindi è l'uomo che inizia un bosco, è l'uomo che decide quali specie piantare. Anche se poi dopo queste piante che vengono messe in terra dall'uomo dovranno cavarsela da sole. E dopo un certo periodo di tempo, 5 anni, no, 10 anni, no, 20, 30, 50 anni, la sussistenza del bosco sarà totalmente lasciata al ciclo naturale. Quindi l'intervento dell'uomo è solo nelle fasi iniziali. Quindi la foresta è totalmente auto-organizzata sin dall'inizio, il parco è totalmente nelle mani dell'uomo, il bosco è iniziato dall'uomo, coccolato per un po' all'inizio e poi dopo automaticamente organizzato. Se noi pensiamo ai modelli di organizzazione del lavoro condiviso, c'è qualcosa di simile. Da un lato abbiamo il modello simile alla foresta, che è la corte artigiana, le vecchie corti artigiane di un tempo. Lì non c'era nessun sistema preordinato, non c'era nessuna idea a priori. C'erano delle persone che si erano trovate per affinità elettive, ma anche per caso, nella stessa corte, e si organizzavano e si aiutavano. E quindi costruivano un sistema di mutuo aiuto che però era totalmente spontaneo, senza nessun progetto alla base. All'altro lato totale c'è invece il modello del coworking, che è più simile al parco. Un coworking è un sistema in cui certe persone si aiutano, certe persone collaborano, certe si creano comunità, ma dall'alto c'è una struttura che mette in atto costantemente una serie di azioni perché questa comunità stia insieme. Quindi c'è un popolamento del coworking, c'è la proposizione di eventi costanti da chi gestisce il coworking perché le persone possono andare d'accordo. Quindi è proprio come un parco. C'è bisogno di una manutenzione continua. La multifactory si situa esattamente a metà, perché viene iniziata da un gruppo di persone, viene iniziata con un progetto, quindi viene iniziata seguendo un modello, viene iniziata seguendo alcune metodologie, anche alcune tecniche, alcuni strumenti vengono messi in campo per assicurare che una multifactory parta, inizi e si sviluppi. All'inizio bisogna anche starci abbastanza dietro, bisogna aiutare la comunità a insediarsi e a svilupparsi, ma poi, man mano che la comunità si radica sul territorio, man mano che alcuni meccanismi diventano automatici, l'intervento esterno diventa sempre meno. Quindi la multifactory è esattamente simile a un bosco. È un qualcosa che viene iniziato sì dall'esterno, quindi non si autogenera proprio totalmente come da un magma casuale, ma viene iniziato da qualcuno seguendo un modello, appunto il modello multifactory, ma poi dopo pian pianino diventa autonomo, sino a diventare una struttura totalmente autoregolata nella quale non c'è più bisogno di nessun intervento dall'esterno,